siamo stati in regione, in comune, nel comune, siamo andati da tutte le parti, ma questi signori non si muove nessuno. Ci fanno solo promesse, promesse, ma poi non... Cioè, basta che ci stanno solo a sentire, poi dicono non vi preoccupate, non vi preoccupate. Napoli, 2.800.000 abitanti, 20.000 casi di tifo e di epatite virale l'anno, di cui 2.200 mortali. In questa città è stato calcolato che per ogni metro quadrato vivono 6 persone con a disposizione 50 centimetri di verde a testa. Che ho lavorato 2 anni così, ho incominciato a sentire degli strani disturbi, cioè che mentre io lavoravo su una macchina, no? Una macchina per cucire, mentre mi trovavo là seduta, avevo d'improvviso mi si immobilizzavano le gambe, le braccia, non riuscivo più a muovermi. Il mare di Napoli è il più inquinato del mondo. È il pozzo di scarico delle fogne della città, delle 50 industrie alle quali ufficialmente si attribuisce un potere inquinante al di là di ogni limite di guardia. Però se mi chiudono la pratica, io sarò costretto ad andare a fare il calzolaio. E senz'altro è come se mi mandassero a morte, non altro. Il più bel golfo del mondo, ha scritto il napoletano Antonio Ghirelli, è stato trasformato in una putrescente cloaca. Nelle fogne di Napoli vivono, ingrassano e si riproducono velocemente più di 15 milioni di topi. Nel quartiere Siberia, per esempio, ci sono 10 abitanti per vano e il 75% dei vani è abitato anche dai topi. Nel quartiere Ises di Secondigliano, anche senza il colera, un bambino ogni 7 muore prima di compiere il primo anno di vita. I bambini sono i primi a pagare per queste condizioni di vita. Per ogni 1.000 bambini che vengono al mondo, 70 muoiono nel primo anno di età. Così l'indice della mortalità infantile è il più alto del mondo, inferiore solo al Guatemala, un paese dell'America centrale affamato e dissanguato dall'imperialismo americano. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, la situazione di Napoli e dei suoi abitanti è andata progressivamente peggiorando. Monarchici e fascisti prima, democratici cristiani dopo, hanno programmato e pianificato la distruzione della città di Napoli e dell'intera regione. Imprenditori privi di qualsiasi scrupolo hanno costruito case che crollano. Le hanno costruite sopra caverne e terreni franosi senza lasciare un metro di verde. In pochi anni hanno raddoppiato la città e quindi gli affitti che riscuotono, ma hanno lasciato le stesse fogne, costruite più di 100 anni fa, le stesse scuole, gli stessi ospedali di prima. Le fogne inquinano tutto ed esplodono appena piove. Le malattie infettive colpiscono da sempre Napoli e sempre in forma epidemica.
Napoli è la città più industrializzata di tutto il Mezzogiorno, ma il suo sviluppo e la sua crescita sono sempre stati subordinati agli interessi economici e politici della grande industria del Nord. Per questo, la struttura di potere di Napoli e dell'intera regione campana presenta caratteristiche simili a quelle dei paesi sottosviluppati. Analizzare la struttura del potere a Napoli non è cosa facile, perché le stesse categorie da utilizzare sono forse diverse da quelle che si utilizzerebbero in altre città. Altrove, chi va alla ricerca delle fonti del potere cerca le fonti del potere economico, la grande industria, la grande finanza. A Napoli la situazione è lievemente diversa, perché la grande industria e l'alta finanza sono nelle mani di centri decisionali che non fanno capo a situazioni locali, ma dipendono direttamente da centri che sono ubicati altrove. La grande industria napoletana è essenzialmente industria pubblica. L'unica industria locale estesa è l'industria edilizia. E allora l'unica fonte di potere economico è la spesa pubblica. Hanno potere a Napoli che amministrano i flussi di spesa pubblica. E quindi sono sostanzialmente gli uomini politici, gli amministratori, coloro che ricoprono cariche nell'ambito dell'amministrazione. Naturalmente ci si chiede subito, ma allora coloro che gestiscono i grandi impianti, possibile che non abbiano alcuna voce in capitolo sulla situazione cittadina? Qui si apre un quesito che varrebbe davvero la pena di indagare, perché si ha l'impressione che coloro che gestiscono i grandi impianti, e non ne sono proprietari, ne sono soltanto dirigenti, tecnici o amministrativi, si siano in qualche modo autolimitati nella loro attività, si limitano a gestire le questioni aziendali nell'ambito delle mura della fabbrica e cercano di interferire il meno possibile nell'amministrazione cittadina, perché in virtù di una sorta di tacito consenso l'amministrazione cittadina viene lasciata nelle mani dei ceti locali. È una sorta di blocco politico fra una classe di industriali che fa capo a un potere finanziario nazionale, non locale, e una classe di amministratori che rimane l'unica depositaria del potere locale. Chi controlla oggi l'economia napoletana? Sono i grandi centri, il Banco di Napoli, sono l'Isvemer, infatti lì sono i democristiani, specialmente, non forse non al Banco di Napoli, ma certamente all'Isvemer, oppure alla Cassa del Mezzogiorno, oppure al Porto, i giornali sono anche praticamente controllati dalla destra democristiana in particolare. Quindi abbiamo una situazione, certamente è una situazione difficile, perché noi i mezzi per cambiare la situazione non ce li abbiamo. Possiamo solo cercare di fare un'inversione di tendenza là dove siamo, per esempio al Comune di Napoli o forse alla provincia, ma molto più in là non possiamo andare. Quindi praticamente non c'è stato un cambiamento nella struttura di potere in Campania, diciamo? C'è stato un cambiamento nella struttura di potere per quella parte del potere che dipende dalla pubblica opinione. I depositari del potere locale, coloro che hanno amministrato i flussi di spesa pubblica, sono stati in primo luogo Lauro e poi Gava. La speculazione edilizia consiste, tra l'altro, nel costruire il massimo numero di edifici nello stesso posto, così da risparmiare sulle spese generali come le fogne, l'allacciamento dell'energia elettrica e i servizi di nettezza urbana. Poiché le leggi che regolano l'edilizia proibiscono la costruzione indiscriminata di edifici, il problema degli speculatori è sempre stato quello di controllare il comune per imbrogliare sulle licenze edilizie. Achille Lauro ha fatto carriera durante il fascismo trasportando le truppe di Mussolini al macello. Terminata la guerra, continua ad accumulare ricchezze con i trasporti marittimi e con il recupero dei relitti. La piena libertà di Lauro a Napoli, ha scritto lo storico inglese Percy Allom, fu il prezzo che la Democrazia Cristiana dovette pagare per avere l'appoggio dei deputati monarchici alla Camera. Il sindaco ebbe carta bianca per commettere le più diverse irregolarità in ogni campo. Valutazione degli imponibili, stipulazione dei contratti, gestione della pubblica assistenza, assunzione del personale, politica finanziaria generale. Per dare alla speculazione edilizia un'apparente legalità, durante il regno di Lauro scompaiono tutte le mappe e le carte del sottosuolo di Napoli.
Quando interi edifici crolleranno, si tratterà di una disgrazia. Il Consiglio Comunale di Napoli viene sciolto d'autorità nel 1958 per gli imbrogli fatti. Protagonista principale dell'azione moralizzatrice nei confronti di Lauro è il democristiano Silvio Gava. Gava, scrive ancora lo storico inglese Percy Allom, costruì le fondamenta del suo potere negli anni 50 attraverso la manovra degli investimenti pubblici, che permise al suo clan di formarsi una notevole base economica locale nei settori dove erano possibili l'accumulazione di capitale e l'espansione produttiva. Castellammare di Stabia è il feudo dove Gava si è costruito una stabile base elettorale di natura clientelistica che lo ha reso inamovibile come parlamentare da una legislatura all'altra. Negli anni 60, scrive in Potere e Società a Napoli lo storico inglese Allom, gli uomini di Gava diventano presidenti degli istituti ed enti economici parastatali, il Banco di Napoli, di Sveimer, la Cassa del Mezzogiorno, l'Ente di Sviluppo Industriale, eccetera, che controllano la vita economica locale. Sui metodi con i quali vengono scelti questi personaggi, un osservatore democristiano non può fare a meno di scrivere. Nasce spontaneo un confronto con il periodo fascista. Gli effetti di questo tipo di gestione del potere a livello locale sono più che evidenti se si prende in esame nel periodo 1961-1971 la situazione occupazionale a Castellammare. In 10 anni i lavoratori occupati passano da 20.000 a 10.000 unità, mentre la popolazione resta quasi costante perché in 10 anni gli emigrati sono più di 15.000. Se il problema dell'occupazione a livello nazionale è grave, a Napoli e in tutta la Campania, come scrivono i giornali, diventa un dramma. Se prendiamo come esempio il settore calzaturiero, un settore che ha sempre tirato e che ancora oggi tira, nel 1972 con 560 miliardi è stato il più elevato saldo attivo nazionale, ci rendiamo subito conto quale sia la situazione del mercato del lavoro e quali siano i rapporti tra classe operaia e imprenditori. Il ricorso al lavoro a domicilio, al sottosalario, al lavoro dei bambini, alle fabbrichette fantasma, dove si pratica il cottimo alla caviglia, cioè dove il lavoratore non può alzarsi neanche per mangiare perché è come se fosse incatenato, diviene la regola. Una regola basata su di un principio selvaggio, brutale: massimo dell'orario di lavoro per il minimo di salario. Al sottosalario corrisponde il massimo della nocività e della produzione. Questo è quello che in termini sociologici viene definito lavoro nero, cioè supersfruttamento. In tutta Italia, scrive Giuliano Zincone sul Corriere della Sera, il boom delle calzature è collegato a forme di decentramento produttivo che consentivano e consentono notevoli risparmi sui costi della manodopera. Ma bisogna aver chiaro che a questi profitti corrisponde la realtà di un quadro sociale straordinariamente arretrato e incivile. Da un'inchiesta condotta su circa 80 fabbriche, da un'equipe dell'Università di Portici guidata dal professore Enrico Pugliese, risulta che tutte le aziende considerate ricorrono al lavoro a domicilio e che si tratta inoltre di lavorazioni tradizionalmente svolte da donne, per cui nel lavoro a domicilio del settore calzaturiero, nella quasi totalità dei casi, sono coinvolte delle donne. In alcuni casi, le lavoranti arrivano al numero di 40 per azienda. Vere e proprie catene di montaggio fuori della fabbrica. Noi eravamo 4 sorelle di noi a lavorare. Ci mettevamo la mattina alle 5:30, alle 6, dipende come stava il lavoro, così fino alle 11:30, mezzanotte di sera, non ci stavo orario. E dove lavoravate? A domicilio, stessa casa nostra. Nel settore calzaturiero, la manodopera femminile rappresenta solo il 43% sul totale degli addetti, ma se teniamo conto delle fabbriche che sfuggono a qualsiasi controllo e delle lavoranti a domicilio, diventa subito la maggioranza. E certo, scrivono sempre i ricercatori dell'Università di Portici, che almeno per quello che riguarda la popolazione femminile, una rilevante quota della popolazione in età di lavoro, ufficialmente non attiva, è occupata nel settore nero. La giovane età delle operaie, per lo più nubili,
significa che le donne lasciano il lavoro subito dopo il matrimonio e non rientrano in fabbrica, anche se però una buona percentuale si reinserisce come lavoranti a domicilio. Molte donne entrano in fabbrica come apprendiste e una volta appreso il mestiere fanno le lavoranti esterne. In ogni caso, anche quando sono interne alla fabbrica, vivono livelli di precarietà molto gravi. In tutte le aziende è risultato che le donne sono soggette a discriminazioni salariali. Sono pagate dal 25-30 al 50% in meno rispetto agli uomini. Questa fabbrica del quartiere Ponticelli si chiama Grazia. I 110 operai che vi lavoravano l'hanno occupata il 10 dicembre scorso. Al momento dell'occupazione ancora non era stato applicato il contratto di categoria del giugno 1973. Situazione questa che riguarda tutte le fabbriche del settore, dove tra l'altro la Federazione Unitaria organizza solo una minima percentuale di tutti i lavoratori. Sono entrati in fabbrica dal 69, prendevo 400 lire al giorno. Poi dal 73 in poi siamo incominciati a vedere qualche cosa in più. Adesso che stavamo un po' meglio, è andato a finire che abbiamo dovuto occupare la fabbrica e siamo rimasti così. Ma la colpa dicono che è vostra, che voi volete guadagnare di più. No, lui dice sempre così, che la colpa è dell'operaio, ma non è vero, la colpa è sua e non è nostra, che ci troviamo adesso in questa situazione. Lui dice sempre che la colpa è nostra, ma non è vero però. Sono 2 mesi che non siamo pagati. Poi i nostri titolari ci hanno lasciato così senza avere la tredicesima. Hanno sempre promesso loro che i soldi ci stavano, tante cose, invece tutto questo non è vero. Loro i soldi ce l'hanno, per loro però. Costruiscono case, comprano terreno e noi niente. Sì, loro in bene stanno, cioè in proprio ce l'hanno i soldi. Come società per azione loro i fondi non ci sono. La situazione attuale per me, insomma, per tutti noi è molto triste. Cioè, vie d'uscita ce ne sono poche, quelle poche che ci sono, dove andiamo, insomma, alla regione, cioè comune, degli impegni ci portano, insomma, in un ufficio e ci fanno uscire dall'altro. Vabbè, si vede, ma come proposte, cioè, darci qualcosa non c'è niente. Cioè, non parliamo mai con un assessore, sempre con un impiegato, cioè, un addetto, però non ci dà nessuna garanzia. Vediamo, facciamo, però non si fa niente. Ma voi avete paura di restare disoccupati? Sì, io personalmente sì. Cioè questa paura, io questo crollo lo vedevo già da giugno a luglio. Siamo stati le giornate senza lavorare per mancanza di benzina, mancanza di semenze, mancanza, insomma, cose che costavano 10.000-15.000 lì per poter lavorare. Ma loro ci hanno chiesto, cioè loro... Si sono trovati in queste condizioni, loro ci hanno sempre rimandato, cioè non ci hanno fatto capire niente dall'inizio che non c'era lavoro. Noi siamo a missione compiuti, ci siamo trovati così e era un diritto nostro, cioè un diritto nostro e loro nemmeno si hanno opposti a farci occupare la fabbrica. Però loro vogliono andare avanti, ci chiedono, cioè tutta la collaborazione, quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo più per loro che per noi, perché loro seppur riprendono, insomma non hanno una vita lunga. Quando l'azienda, come abbiamo sentito, entra in crisi, spesso sono gli stessi proprietari a favorire, a spingere perché gli operai occupino la fabbrica. È ormai pratica corrente per le industrie, spiega sempre lo studio dell'equipe dell'Università di Portici, minacciare o attuare licenziamenti per ottenere fondi allo scopo di garantire l'occupazione ai lavoratori. Per ottenere questo scopo si ricorre spesso alla mobilitazione del sindacato e delle forze di sinistra, col risultato magari di ottenere i fondi ed assistere comunque al fallimento dell'azienda o alla ristrutturazione o ai licenziamenti. Se il grado di sindacalizzazione è ancora modesto, ciò è dovuto proprio all'insuccesso della lotta sul piano dell'occupazione, che ha visto anche nel settore calzaturiero una drastica riduzione dell'occupazione. Solo nel periodo che va dal 1961 al 1971, secondo i censimenti generali dell'industria e del commercio, l'occupazione nel settore calzaturiero si è ridotta di 2.052 addetti.
Eppure la produzione, così come i profitti, sono andati aumentando sulle spalle dei cottimisti, delle donne che lavorano a domicilio, degli apprendisti, del lavoro minorile. Tutto ciò non dipende dall'arretratezza dell'industria meridionale, che al contrario usufruisce delle più avanzate tecnologie produttive, ma dalla scelta effettuata dalle imprese di medie e grandi dimensioni di allontanare dalla fabbrica parte della classe operaia e di mantenerla di fatto alle dipendenze attraverso fabbriche fantasma o lavoro a domicilio. E questo lavorava per l'esportazione e c'era un cliente americano. Questo qua, lo cliente americano, dava una superanza di ordine di lavoro che la stessa capacità produttiva interna non riusciva ad assorbire le richieste dell'America. E allora che cosa faceva il titolare? Si stabiliva una media di produzione di 500 paia al giorno, per dire. E allora facevo 500 paia al giorno, fino a 500 paia al giorno, vi do la giornata indicata dalle 400 alle 500, gli operai che prendevo dalle 2000 alle 3000 lire al giorno, gli operai. E per di più, stabiliti 500 paia, che cosa faceva? Usava un meccanismo, lui lo chiamava come percentuale. La percentuale che andava vista secondo il criterio del padrone, ecco, per sovrasfruttare i lavoratori, facevo fino a 500 paia vi do la giornata, poi da 500 paia a andare su, ogni 500 paia vi do una giornata in più. Cioè praticamente in 6 giorni lavorativi settimanali questa maestranza avesse dovuto costruire 3.000 paia di scarpe e prendendo le 6 giornate di 3.000 o di 500 lire a paia o di 2.000. Superati le 3.000 paia, si calcolavano come paia, allora ogni 500 paia in più gli dava un'altra giornata e così facendo riusciva a sovrasfruttare i lavoratori. Riusciva ad sfuggire quelli che erano i contributi fiscali e previdenziali. E previdenziali perché i stessi lavoratori, cioè con la maestranza, secondo il mio modesto avviso, con una maestranza di 30 persone, riusciva a portare su una produzione di 50 persone, 60 persone. Così facendo riusciva a risparmiare non soltanto il costo di giornaliera, ma bensì riusciva ad economizzare sull'imposto delle marche, cioè della previdenza sociale, eccetera. E così via venivano sfruttati questi lavoratori. Ecco che l'azienda riusciva continuamente a trarre dei lucri. Noi per 2-3 volte abbiamo assistito che quando l'azienda stava a fine di consegno lavoro, cedeva dei sacrifici, ecco io lo chiamo un sacrificio, perché pur che tu mi retribuisci e che poi senz'altro retribuisci male, per me è sempre un sacrificio come lavoratore, a darti un contributo, di lavorare un'ora, 2 ore in più, una mezzanottata, qualche notte intera abbiamo lavorato in questa azienda, però in 2-3 casi ci abbiamo riscontrato nei nostri confronti che dopo finito quel tipo di lavorazione, quella consegna, dopo ci abbiamo trovato nei nostri confronti la messa a cassa integrazione. Ecco come sempre hanno ad operare questi padroni, ma io non penso che è soltanto il nostro padrone, perché quando si parla di padroni si parla di tutto. Le ragioni che aumenta il lavoro nero sono esattamente che, non essendoci un'assunzione da parte delle industrie di quelle che rispettano il contratto, questi operai naturalmente si alimentano tutta una fascia di lavoro nero perché non hanno occupazione e quindi si contentano di una sottoccupazione a casa o presso aziende che lavorano ai margini della realtà produttiva della regione. Quali e quanti sono le aziende che non rispettano il contratto? Sono centinaia le aziende che non rispettano il contratto. E ne sorgono sempre di più perché hanno a disposizione una massa di operai che prima non avevano. Perché prima l'operaio cercava il posto nell'azienda dove vi era una realtà sindacale, dove vi si rispettavano i contratti. Oggi, non trovandolo presso queste aziende, l'operaio ha bisogno di lavorare e quindi si contenta di tutto. Ma quali sono le ragioni per cui queste aziende non rispettano il contratto? Le ragioni per le quali queste aziende non rispettano il contratto sono, è ovvio, perché il costo di lavoro, ci troviamo addirittura a dei costi di lavoro che sono una terza parte dei costi di lavoro di questa azienda. Quindi queste aziende che non hanno la possibilità di raggiungere una fascia di mercato dove il costo del prodotto, come all'estero per esempio, è tale da permettergli un utile, certamente cercano di farlo attraverso questo lavoro nero, che non dovrebbe esistere se noi potessimo assumere.
Mentre la produzione aumenta, molte fabbriche chiudono e i lavoranti a domicilio continuano a produrre merci dalle quali gli imprenditori traggono cospicui profitti accresciuti dal mancato pagamento dei contributi, dell'assicurazione e delle previdenze. La legalità cede il posto all'arbitrio, alla sopraffazione. In casa come in fabbrica sono le donne che svolgono le funzioni meno qualificate, costrette a stare a contatto con la colla e i solventi per la lunga giornata di lavoro. Questa è la ragione, dicono le operaie, per cui i giornali spesso scrivono che la polinevrite da collante, una malattia che paralizza gli arti e può bloccare persino la respirazione, colpisce preferibilmente le donne. Le donne sono più colpite dalla polinevrite da collante non per il loro sesso o per la loro debolezza organica, ma per la debolezza e per l'inferiorità della loro situazione nella società attuale e per il ruolo subalterno che sono costrette a svolgere. Svenimento è andato a terra, le gambe, le braccia, il rilassamento. Dal mese di dicembre c'è sta malata. Adesso le è venuto questo svenimento. Che mia figlia non sta bene. Quando più stiamo, più indietro andiamo. Voglio la mia salute della mia figlia. Il responsabile di tutto. Ci deve essere un responsabile. Per forza, perché tu dal 73 che stanno questi fatti dei collanti, stiamo al 76, sta sempre i casi aumentano. E che facciamo? Invece di diminuire aumenta. Negli ultimi anni i casi di ragazze rimaste paralizzate dai collanti sono aumentati vertiginosamente in relazione al decentramento produttivo e quindi alla crescita di fabbriche fantasma, dove i livelli di tossicità sono oltre il limite di guardia. In nessuna azienda esistono né vengono applicate norme di prevenzione primaria dell'ambiente di lavoro. I registri dei dati biostatistici non esistono, né alcuna norma di prevenzione secondaria. Visite periodiche di controllo per gli operai a contatto con sostanze nocive. Anche alla Valentino, azienda modernissima, si sono verificati casi di polinevrite da collante. Gli imprenditori sarebbero tenuti a denunciare all'INAIL ogni infortunio sul lavoro. Ciò non avviene per risparmiare sulle polizze assicurative. Gli ispettori del lavoro, dal canto loro, trovano difficile intervenire perché rischiano di essere accusati di violazione di domicilio. Possono farlo solo su mandato giudiziario. La colla uccide e paralizza, ma non esiste la possibilità di perseguire i fabbricanti perché non sono definiti i MAC, cioè la massima concentrazione ammissibile, perché non esistono elementi sufficienti per poter sostenere il grado di nocività. Dovrei sposare, ma i medici non mi vogliono far sposare. Dicono che forse è meglio che non mi sposi, devo aspettare altro tempo. Perché loro non sanno la reazione che può portare, perché tutto quello che stanno facendo è tutto a caso, cioè a vedere se ci danno una pillola o qualcosa per vedere quello che succede. Perché se io dico che mi fa male la schiena, lui dice pigliati questa pillola, poi mi fai sapere come va, ti sei trovata bene, allora le puoi pigliare. Maria Andolfi, come ha dichiarato in questa intervista rilasciata più di un anno fa alla televisione, non solo non ha potuto sposarsi, ma le sue condizioni non sono andate migliorando. Il lavoro nero non è affatto una degenerazione, ma un dato strutturale necessario al nostro modello di sviluppo industriale, scrive sempre Giuliano Zincone sul Corriere della Sera, citando Luigi Frei, studioso del decentramento produttivo in Italia. E conclude: il problema politico in definitiva è questo. È vero o non è vero che l'Italia intende darsi un modello di sviluppo nuovo e più umano? Per ora non ci risulta che siano stati fatti grandi progressi in questa direzione. Io sono una ragazza intossicata dalla colla, sono stata paralizzata. Ho lavorato 6 anni in una fabbrica dove lavoravo 14-15 ore. E dopo un periodo di tempo che ho lavorato sono stata paralizzata.
E mi sono trovato, adesso sono 2 anni che sto ancora a cura e mi devono chiudere la pratica perché non miglioro. Io sono una mamma di una ragazza del 1973, come sono state 50 casi tutte le ragazze colpite dai collanti. Mia figlia è invalida al lavoro e sono 4 anni e non può lavorare ed è ammalata. L'INAIL ha predisposto dei corsi di qualificazione e riqualificazione per queste ragazze, ma come attualmente per quelle del 73, anche quelle del 75. Però questi corsi valgono una nullità perché dopo i 6 mesi che faranno questo corso rimarranno al punto di partenza di prima. Come stavano prima, stanno lo stesso anche dopo. Noi invece, queste ragazze debbono essere inserite in un lavoro dopo finito questo corso. No che poi fatto questo corso è buttato via. E certo queste ragazze non possono rimanere senza lavoro ed invalide perché loro non possono lavorare più. Adesso sono 2 anni che sto aspettando che guarisca per andare a lavorare, ma non si guarisce, non si trova un lavoro, perché dopo noi non possiamo fare nessun lavoro. L'INAIL ha messo a disposizione dei corsi, di 6 mesi di corsi, ma dopo dove andiamo? Loro ci devono dare anche un posto, perché noi non ce lo possiamo cercare così. A quanti anni hai cominciato a lavorare? Nella fabbrica di borse a 18 anni, ma ho lavorato pure prima in una fabbrica di falegnameria. Avevo 15 anni. Quanto guadagnavi nella fabbrica di borse? 3.000 lire al giorno. Io all'inizio sono stata pagata, sono stata pagata 11.000 lire a settimana e poi man mano così sono arrivata, dopo 2 anni sono arrivata ad operaia e a 18.000 lire a settimana. E i minori guadagnavano dalle 6 alle 9.000 lire, anche le 5.000 lire alla settimana. Ho resistito i primi 2 mesi che ho cominciato a sentirmi male, alle gambe, alle braccia e tante altre di quelle cose, allo stomaco, alla testa. Ho resistito, ho lavorato sotto sforzo. Appunto perché c'ho famiglia, lo ripeto, perché c'ho famiglia, ho resistito a lavorare sotto sforzo. Ho durato una decina di mesi, ma dopo 10 mesi sono crollato. E sono dovuto ricoverarmi a Policlinico di Napoli, la mia decina del lavoro. Senza assistenza, senza niente. Soltanto con quel poco che mi dava l'INAIL. Anzi, non mi pagavano nemmeno da parte di INAIL. Dicevano che mi davano un acconto per acconto in AM. Perché loro non sapevano ancora se era appunto effetto di malattia da pomodorità collante oppure no. Nella mia fabbrica siamo state colpite 12 ragazze, però mi da gruppo di ragazze che hanno fatto l'accertamento e il risultato positivo. Lavoravo presso la periferia di Napoli, alla Redim, Renato Di Mattia. Confezionavamo borsette di materiale sintetico, borsette da donna. E la fabbrica era situata in un piccolo sottoscala, non più di 10 metri per 5 e 2 metri e mezzo d'altezza, quindi non c'era molta aria. E poi eravamo in 20, ci lavoravamo in 20 con moltissime macchine. C'era molta manodopera minorile, naturalmente non. C'era molta manodopera minorile e molta manodopera femminile, perché assumendo questa manodopera si risparmia sulle paghe e quindi il lavoro viene a costare di meno a loro, però i patroni vengono a guadagnare di più. E di operai maschi ce n'era uno solo e faceva il tagliatore e non stava nell'ambiente in cui lavoravamo tutti quanti insieme, ma in un ambiente diverso, quindi non aveva alcuna possibilità di ammalarsi come noi, come ci siamo ammalati alcuni di noi. Le condizioni di lavoro sempre a contatto con la colla, perché era l'unico, diciamo, per fare più meglio quel mestiere, più veloce. Perché adesso come si lavora nelle fabbriche si parla soltanto di velocità, non altro. Non è più calzolato una volta che si lavora.